Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale Aliens Gamers, qui Alex e oggi siamo con Anima Gate of Memories, un gioco che come avete visto mi sta veramente infognando molto, un gioco molto bello indie, definirei più un indie su lo stile, non uccidetemi, lo stile magari che può essere o Bayonetta o Devil May Cry, però più sul manga. Ora verranno tutti fan di Devil May Cry o Bayonetta, non è così, non è così. È per farvi capire bene o male come può essere l'atmosfera, non ci sono demoni, però ci sono dei mostri abbastanza strani. Eravamo rimasti che ci eravamo lasciati al passo della montagna, avevamo aperto una porta con un incantesimo di tre nuvole globuli rossi. Eravamo arrivati qua al passo di montagna, proseguiamo. La telecamera, ragazzi, è qualcosa di spettacolare, l'ho modificata, è veramente io cominciamo di già. Questa ragazza è veramente... cioè, la storia è particolare da quello che ho visto. Ora, io non so cosa sono quelle 500, dovrebbero essere magari dei punti che puoi spendere in altro modo. Non ne ho idea, ragazzi, non ne ho veramente idea. No. Poi anche questi, quando finisci o completi qualcosa, il rallentatore è spettacolare. Ok, andiamo avanti, non so dove sto andando, probabilmente per dare la, dobbiamo dare la caccia a questa dama rossa. Non ne ho idea. Vi ricordo ragazzi che il gioco è giocato col gamepad, si può giocare col gamepad. E all'origine, da quello che ho visto su Steam, era in inglese. E invece ho visto che l'hanno, sono usciti a tradurlo il gioco con i sottotitoli in italiano. Proseguiamo. Cavaliere della memoria, chi è questo? This one seems more fun than the others. Come on, let me out. Ergo. Shut up. Party portatrice. Noi siamo la portatrice, però il nome non lo sappiamo. Aio! Ma sei di fuori. Non c'ho neanche nulla per curarmi la vita. Aio, è tostarello questo, eh? No. Ma chi ha fatto? Mi sa che ci muoio qui, eh? Come cazzo è veloce? Velocissimo. O sono io che sono una pippa, più probabile è la seconda. Però questo se mi fa un altro attacco, crepo. Mamma mia, questo è un cazzato. Devo andare di tattica, no? Lo sapevo. Ok, ricominciamo. No, mi devo rifare tutto il passo. Ci si vede al boss. Ok, rieccoci qua. Speriamo di non morire di nuovo, se no altrimenti vi taglio tutto e vi metto quando lo batto. This one seems more fun than the others. Come on, let me out. Shut up. Party pooper. Qui bisogna essere più tattici. Ok. Mamma mia, che sto per cogliere. Questa volta mi ha preso. No! Cosa fai? Fa pazza di guerra! Così va meglio. Devo andare di tattica. Ok. No! No! Puppa! E incazzati pure, non hai fregato nulla. Scusate se può essere noioso sto boss. No! Ma che senza testa, c'ha il po' e basta. Sono fatti bene, cioè. Difficoltà normale, ma forse perché è la prima volta che ci gioco sembra.
sulla falsa riga degli Earthless di Kingdom Hearts. Non so se lo riconoscete, nei Nobodies, nessuno. Somigliano molto sia agli Earthless che ai Nobodies di Kingdom Hearts. No. La giocata di tattica. La giocata molto di tattica questa. Dai, 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 ce lo facciamo. No, 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 no. Oh. Ok. Achievement, first down. Allora, dobbiamo proseguire questo. Ci dà la vita. Allora, dove si deve andare? Qui c'è scritto. Vecchie rovine. Noi siamo qui. Bisogna fare un bel po' di strada. Bisogna proseguire da dove era questo mostro. Sì, ma non salta così, for cortesy. Ok, al doppio salto. Premi spazio A in aria per fare un doppio salto. Vabbè, questo l'avevo già scoperto. Cos'è questa roba qui? Frammento vitale ottenuto. Puoi usare e equipaggiare oggetti consumabili nel menu degli oggetti. Premi io per aprire il menu degli oggetti. Un frammento cristallizzato dalla forza vitale recupera una porzione di salute. Seleziona slot. Oddio, c'ha gli slot. Lo metto qua sopra allora. Fatto anche bene. La telecamera è molto simile a quella che c'è su Dante's Inferno, in effetti. Deve piacere, una telecamera che deve... Mamma mia, sto parlando di sotto. Una telecamera che deve piacere... Ah, ma non è un filmato, ok. Ah, perfetto, potevo batterla così. Zucca. Ora sono un 2, non ti bastava l'altro. Bisogna batterli così. Aio. E fa un po' male, ho pallinato. Oh. Ma quanti sono? Sì, vabbè. Volete mandarmi anche un carro armato? La predestinata, ma io... Questo gioco intriga, ma quello del man... Neanche se lo volessi faccio strike. Io quei 935 che vedete in alto, io non so che cosa sono. Ah, un'altra area? Schiva mentre stai per essere... Anche io mi sono cercata. Vecchie rovine. Qui città della salute. What is this place? I've never read anything about such ruins here. I don't know. But whatever it is, I feel something ancient. Non vorrei azzardare un'ipotesi, ma non è che lei deve recuperare dei ricordi. Sembra antico, però non ricordo questo posto. Sembra quasi che abbia perso la memoria da quello che ho visto. Marionetta. Non è che forse bisogna... Dicevo, non è che forse bisogna sconfiggere questa dama rossa. Può essere. Guardate anche i punti dove non può passare, che bellezza che è. Gli attacchi sono micidiali. Ok, abbiamo completato l'area. Proseguiamo, non ruzzola di sotto. Ecco. È la miseria. Oh. Sono morto. Ok. Maledetti figli di puttana. Toh. Arito. Ma allora siete bastardi nell'anima. Aspetta. Aia. Madonna, come vengo lì, to!
Ma come sono morto? Ma davvero? No, vabbè, dai. Oh. Ma mi fate gioia! No, allora, fuori uno. Ma no, cosa, ma porca di quella. Oh, oh, una volta si do to. È suca. Sì, ma sono de... Ma guarda quanto tolgono! Sono già morto! No, vabbè, dai! No, no, questo non dovevi farmelo. Questo non lo dovevi fare. Ah, ma sono un coglione io. Ok. Sono un coglione io. Quando mai non lo sono? Io sono un coglione, potevo battere in questo modo, vabbè. Lasciamo sta. Allora, proseguiamo. Allora tua sorella deve andarsene via in mutande, eh. Ah, ma va a coso. Oh. Ormai c'è qualcosa da modificare su certi mostri perché non si possono. Mi sono buggato, però vabbè. Ah, la musica, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. La musica è splendida. Attenzione, la dama rossa. Stavo per morire a un pirla. Come facciamo? Lady, I'll Adamo. admit I expected to have a little more time, Bearer of Calamities. The Byblos is not ready yet. What do you want? Want? I don't want anything, my dear. I'm just an instrument of salvation. But I don't expect someone like you to understand that. But you, my dear, were a fool for coming here. This whole place was built for only one purpose. To seal the very core of your power. You look frightened, dear. Are you afraid of monsters again? Monsters? Those are no monsters. Let me show you what a real monster is. Lascia che ti mostri cos'è un vero Ergo. mostro. O che è questo? O che è? Ah, ma solo questo qui! Cos'è un demone? Mi dovrebbe cambiare tra Ergo e la portatrice. Quindi sono due. Non ci sto, sinceramente non ci sto capendo. O è lei con dentro un demone? Può essere. Lei ha un potere che deve essere fermato. Secondo lei. Quindi lei è la portatrice di questa calamità, ma deve essere un potere quasi demoniaco. Tu sorella anche l'S. No, aspetta, non mi ci trovo. Devo andare con la portatrice. Ma allora sei stronzo. No, becca tre zitto. Però vabbè, è un indie, eh. E per essere un indie è fatto fin troppo bene. È un gioco poco conosciuto, perché vedendo le recensioni su Steam non ne ha tante, ma sono tutte positive. E ho capito anche il perché, perché è un bel gioco, a me piace. Giochiamo un po' anche l'uomo, va.
Io non ho capito questa... cos'è questa roba qui. Impressive. And to think that you only have a fragment of your true power. I guess this leaves me no choice but to interfere. Ah, oh, oh cazzo. La Dama Rossa. Io non, però non so chi sia lei. Però dovrebbe andare giù un po'. No, come ho fatto a missarlo? Sentite la musica, ragazzi, è qualcosa di splendido. Tira fuori la testina. Questa l'ho sentita. Dov'è? Vai, ah, che stronzo. Cos'è questa roba? Oh! No, aspettate, non ci sto capendo nulla. Ma che... Ok, siamo ritornati con la grafica normale, ma... No, non ho inteso... Eccola. Ah, posso caricare il colpo. No, scherzavo. No, è... Ragazzi, mi sta infognando. Chi è questa Dama Rossa? Chi siamo noi veramente? E cosa stiamo cercando? No, vabbè. Comunque non sembra molto forte, fino ad ora. Dai, 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 dobbiamo scoppiare. Comunque dovrebbe avere più fasi. Ah, possiamo... Ora possiamo trasformarci. Aia. Beh, aspetta, che Momomomo ha disintegrato. Mi sta disintegrando. Meno male che questi mostriciatoli si ricaricano la salute. Meno male, perché sennò sarebbe stato un dramma, per come sono fatto io. Ma che... Fuca. Arisuka. Non l'ho presa. Oh! Perché spreco il colpo della cazzo? Dov'è? No. Piano piano mi attacco. No. Boh, mi ha preso in tutto. Dai, che è quasi scoppiata. Aio. Aia, no, sorella, to. Andate a vedere che vado a morire adesso. Dai, non possiamo morire adesso. È inammissibile. Giro andiamo a morire adesso. Lo stavo per prendere. No, dai, non posso morire quando gli manca. Quando gli manca un puffo di vita, ecco. I shouldn't have underestimated the power of the calamity. But it matters not. The ritual is complete. What is this all about, lady? I don't understand you. Oh, but you will, my dear. Everything is about to begin. È la miseria.
Questo è mal di schiena assicurato. You should not be! Who are you? Baby, his power is too much for you. I know. Ancora! Questo è più un... È il cappello, la dama c'è rimasto solo il cappello. Questo è più invelenito. Non sei matto! Ma non gli faccio niente! Sei serio? Non so se ve lo ricordate ragazzi, ma con la mano indietro in questo modo, se vedete, sembra Cloud di Kingdom Hearts. Aveva una mano, praticamente un braccio davanti al ventre. Usava solamente uno spadone, una mano sola. Madonna mia. Too late. What? Look out! Che è successo? Cos'è sto rituale? Once more. The same dream. Always the same. The little girl runs. She runs to escape the horror that haunts her. But what she sees at the end of the darkness, it's just an even greater nightmare. Wake up, Sleeping Beauty. It's time to get out of bed. Ergo? What happened? Where are we? Not a clue. After that light, everything became chaotic. I only know that when I regained consciousness, I was in this place. I've never seen anything like it. How long have I been asleep? A few hours. Before you open your big mouth to complain, I tried to wake you up earlier. But stay off. I assure you, nothing has come close or done anything to you while you slept. Thanks. Well, except me. So, what's the plan? Are we still looking for your artifact? Or shall we try to find a way out of here? First of all, I think that the most important thing would be to find out where we are and how we got here. Let's collect all the information we can, and later we'll have time to make an appropriate decision. Listen to me, Bane. There's another thing that I need you to know. This place is oppressing me, as if it's trying to choke my very essence. My powers, and therefore yours, are greatly limited. And that means? That you're screwed. You'd better be careful. You're worried about me? I don't need that from you. At the time, I didn't want to admit it. But I was calm just because he was there with me. Ok, quindi allora, Ergo, il demone, dovrebbe essere il demone che dentro di lei si è scatenato, dovrebbe essere quasi tipo una sua coscienza. Ogni volta che sali di livello ottieni punti abilità per sviluppare entrambi i personaggi, ora premi per aprire il menu dell'abra abilità. Ok, fermiamoci. Io fermerei qui l'episodio per il momento, ragazzi, mi sta prendendo da morire, ma veramente mi sta infognando tantissimo. Io ragazzi vi dico che questo gioco lo continueremo nel prossimo episodio, l'appuntamento oggi finisce qua, ci si vede con col terzo, perché sicuramente lo farò, non so quando, ma sicuramente a breve.